sempre una cosa mentale dopo una partita vinta, sono tutte belle rose e fiori, e quindi il giorno dopo si gioca meno bene, ecco, perché automaticamente il corpo si rilassa, la mente si rilassa, e quindi anche se abbiamo incontrato una squadra che finora non ha vinto niente, ho già dimostrato che se mentalmente ci sei puoi vincere contro chiunque. Penso che abbiamo fatto troppo sbaglio oggi, penso che tutti questi rimbalzi in attacco da parte della squadra belga ci hanno svantaggiato, e quindi ci hanno stancato, diciamo, perché giocando quasi il doppio in difesa eravamo un pochino morti, anche perché giocando tre partite di fila non è il massimo. And we were very tired, even so that's not the best. Ti abbiamo a un certo punto visto rimproverare le compagne, tu sei la giocatrice più esperta, no? Quando in quel momento voi eravate anche fatto il sorpasso, quindi forse tu ci credevi un po' di più degli altri, o gli altri avevano bisogno di essere un po' svegliati? Ma sì, perché certe volte bisogna usare più la testa che il corpo, e quindi capire che se tutta la partita le guardie hanno penetrato, c'è stato il primo aiuto, il secondo non è arrivato mai, vuol dire che se sei andato dalla partita bene, vuol dire che lo farà fino a fine partita. Allora secondo me bastava, forse è stato anche uno sfogo un po' per me stessa, però io con il mio compagno ci sono e ci sarò sempre, quindi non è assolutamente qualcosa personale. Giocare contro una squadra, tu sai, visto in faccia, sono giovanissime, no? Che cosa pensi di tu giochi bene. Hanno giocato molto bene, molto, molto ordinato, il mio complimento è per la squadra.